Ciao a tutti, questo è l'ultimo spezzone, la terza parte del video sul digiuno. Vi do per primi i risultati della pesatura di martedì 22 marzo. L'ultimo peso era di 65 kg, qualcosa di più, sono 65,1 diciamo. Quindi più o meno un chilo e mezzo meno dell'ultima pesatura, e un totale, visto che la prima pesatura era stata di 77 e mezzo, un totale di 12 kg persi, 12 kg abbondanti, 12 kg e mezzo abbondanti, sì, 12 kg e mezzo scarsi. Negli ultimi giorni del digiuno non ho più avuto sintomi, quindi compreso anche il mal di stomaco che avevo sentito un po' il sabato pomeriggio, domenica e lunedì, non ci sono più stati e nessun altro sintomo. Allora, in questo momento il digiuno è finito da parecchio, ora siamo in settembre, e il motivo per cui è passato così tanto tempo è perché io ho avuto e ho ancora un po' di problemi tecnici, quindi nel fare i video, nel tutto quello che serve per fare il video, ce li ho ancora problemi, e quindi avevo accantonato momentaneamente i video per poi dimenticarmi che li avevo lasciati, che non avevo finito il resoconto. Quindi mi sono ricordato solo adesso, e adesso vi do questa ultima parte e le ultime considerazioni. Da quel periodo, da marzo, rispetto alla parte economica, diciamo, ero riuscito a vendere un paio di oggetti miei usati, e quindi sono riuscito a ricominciare ad avere la possibilità di fare la spesa, e da allora mangio più o meno normalmente come facevo prima del digiuno. Da questa esperienza ho imparato molto, e l'esperienza più significativa è stata, cioè l'insegnamento più significativo è stato quello sulla la disidratazione. Però prima faccio altri ragionamenti finali su tutta la questione della disidratazione, preferisco parlare alla fine perché credo che valga la pena affrontarla come un problema separato, abbastanza serio. Tra le lezioni che ho imparato sicuramente c'è quella di non rifare un'esperienza di digiuno se esco da un periodo in cui già mangio relativamente poco, quindi diciamo l'idea è quella che se si parte già da un corpo stressato dal fatto che il cibo introdotto è già poco, ovviamente non è buono stressarlo ancora di più e toglierlo completamente il cibo. Questa è una cosa certa che ho imparato. Ovviamente male non farebbe consultare qualche esperto, un medico, un dietologo, qualcosa del genere, prima di iniziare un digiuno, cosa che io non ho fatto, oppure informarsi bene, avere delle informazioni più sicure, anche questa cosa che non ho fatto io prima di iniziare il digiuno, e soprattutto non dal punto di vista, perché un po' mi ero interessato di digiuno la prima volta che l'avevo fatto, una delle volte precedenti, ma non abbastanza, soprattutto non partendo dal presupposto di partire già da una situazione di cibo scadente, insomma, di nutrizione scadente. Quindi io non ho fatto, diciamo, nessun controllo preventivo al digiuno, come non mi sono informato più di tanto prima del digiuno, quindi non fate quello che ho fatto io. Nella seconda parte della serie avrete notato che in alcuni momenti avevo difficoltà a
ad esprimermi, a parlare, a trovare vocaboli o così, o anche fare conti. Sentivo, vivevo come una specie di rallentamento della capacità di intellettiva, diciamo, no? Come se facessi fatica a fare calcoli o a pensare frasi. E questa è una cosa che la volta precedente assolutamente non era successa. Non avevo rilevato nulla di tutto ciò nella precedente digiuno, che era stato di poco meno, erano comunque più di 10 giorni, 13 se non ricordo male, rispetto a 16 di questa volta. Un'esperienza di digiuno, quindi partendo da una situazione alimentare già scadente, non è probabilmente consigliabile se si deve far fronte a situazioni in cui ci si deve impegnare psicologicamente, cioè non so, qualche lavoro complicato o comunque qualche situazione che va affrontata con prontezza di spirito. Una cosa che ovviamente sapevo e che ho fatto alla fine del digiuno è di ricominciare a mangiare con attenzione, con misura, quindi con cibo facilmente digeribile e partendo da quantità minime per poi aumentare mano a mano la quantità di cibo. Una volta terminato il digiuno e quindi ricominciato a mangiare, il risultato, come la volta precedente, è stato che ci si sente meglio, come se si fosse, diciamo, subiti una cura di qualche genere. In effetti il digiuno viene considerato da alcuni proprio a scopo terapeutico e quindi a scopo di disintossicazione, quindi in effetti sembra che funzioni da quello che ho provato sia l'altra volta che anche questa volta qua, poi dopo ricominciando a mangiare. Qualche considerazione proprio sul digiuno. Prima di tutto voglio dire che non sono un medico, non sono un dietologo, non me ne intendo di digiuno, quindi questa non vuole essere un'informazione precisa su cosa sia il digiuno. Questa sarà solo un'informazione, cioè quello che io riporto è solo e soltanto la mia esperienza, quello che io ho provato. Questo significa che chiunque voglia, ispirato dai miei video, fare un digiuno deve assolutamente informarsi per conto suo, studiare la questione, studiarla bene con le fonti che preferisce e non affidarsi solo a quello che io dirò, perché quello che io dirò è rispettivo solo, è relativo solo alla mia esperienza. Un riassunto veloce di come ha funzionato il digiuno rispetto a una certa caratteristica. Allora, io sono partito da una situazione in cui a pranzo e cena bevevo acqua del rubinetto. Durante il digiuno ho continuato a bere sempre acqua del rubinetto, sempre alla stessa maniera, cioè ho pensato di continuare a bere la stessa quantità di acqua che bevevo prima. In realtà però non mi sono accorto che stavo bevendo di meno per due motivi. Un motivo è stato che non mangiando avevo meno sete e quindi non mi accorgevo di bere di meno durante tutta la giornata, cioè bevevo durante gli orari in cui normalmente dovevo pranzare o cenare la stessa quantità di acqua, ma ne stavo bevendo di meno fuori dagli orari dei pasti. Quindi non mi sono accorto di questo. E una seconda cosa che è successa, ma che ovviamente non avevo preventivato, è che non mangiando non si assumono i liquidi presenti nel cibo. Quindi in pratica stavo in effetti bevendo di meno rispetto al normale, perché non bevevo altrettanto, perché non mangiando non mi veniva sete e non assumevo i liquidi presenti nei cibi che invece prima mangiavo. La famosa domenica, dove poi mi sono informato sulla disidratazione, ho fatto questo, cioè informarmi, perché effettivamente mi era venuto il dubbio, cioè ripensando a quello che stava succedendo durante l'inizio del digiuno avevo compreso che forse
stavo bevendo meno. E da lì la preoccupazione è diventata anche un po' di paura, perché poi quando ho scoperto le informazioni sulla disidratazione, ho scoperto che poteva essere più grave di quanto mi aspettassi. Questa quindi si è rivelata una situazione pericolosamente insolita. Quando mangiamo ci viene sete, se non mangiamo non sentiamo sete, cioè sentiamo meno sete, e quindi non viene naturale bere uguale, ma neanche bere di più, e in realtà bisognerebbe bere di più. Pensate che in realtà io questa informazione l'avrei dovuta sapere, ma non me la ricordavo, perché in uno dei video che ho accennato nella prima parte, di una ragazza che fa abitualmente digiuni, lei aveva spiegato che i liquidi dovevano essere aumentati rispetto al normale come quantità, cioè bisogna bere di più per sopperire sia la mancanza di istinto di bere, come anche la mancanza di liquidi nel cibo che non si mangia. Ma avevo dimenticato questa informazione, quindi non l'ho tenuta presente iniziando il mio digiuno. È del tutto spiegabile quindi che bevendo di meno io sia arrivato a provare i sintomi della disidratazione, e che appena riiniziato dopo quella famosa domenica a bere, tutto si è di nuovo stabilizzato, e quindi ho avuto molti meno sintomi e tutto è andato più liscio, diciamo. Ovviamente resta il fatto che il digiuno si è rivelato fatto nel momento sbagliato, perché già mi cibavo non abbastanza, e quindi l'apporto di cibo già non era sufficiente a essere, diciamo, ritenuto normale, no? Se si può dire così. Quindi, come dicevo, una cosa sicura è che in questo digiuno ho sentito molto molto di più la fame, e fin dall'inizio, cosa che invece non è successa la volta precedente. La volta precedente avevo digiunato 13 giorni, questa 16, quindi non una grande differenza, ma la volta precedente, siccome prima mangiavo più regolarmente, prima di quel digiuno mangiavo più regolarmente, non avevo quasi assolutamente sentito fame. Credo, se non ricordo male, di aver sentito fame intorno al terzo, quarto, quinto giorno, poco, e poi basta, non avevo più sentito fame, mentre invece in questo digiuno la fame è stata continua fin dai primi giorni. Comunque il digiuno è andato bene, malgrado i sintomi che ho sentito, che non erano dovuti al digiuno, erano dovuti alla disidratazione. Tutto è andato bene, e come ho accennato, alla fine del digiuno mi sono sentito meglio. E ora parliamo invece della disidratazione, che vale la pena menzionare in maniera specifica. Come dicevo, da questo digiuno ho imparato molto. Alcune delle cose non sono stato a spiegarle, ma magari ci sarà occasione di parlarne in altri momenti. Ma la cosa più importante che ho imparato è l'informazione sulla disidratazione, ma soprattutto l'ho imparata questa informazione della disidratazione vivendola, che è il modo migliore per sperimentare e capire e comprendere qualcosa. Ovviamente, piuttosto che leggere di una situazione, sperimentarla è sicuramente di maggiore comprensione. Certo è che fino a quando non sono riuscito a comprendere bene quella famosa domenica cosa stava succedendo, un pochino la situazione mi aveva preoccupato e addirittura a tratti spaventato. In effetti poi ho scoperto che con la disidratazione non si scherza, può anche essere letale. Prima di approfondire quello che ho imparato dalla disidratazione, ci tengo a ripetere quello che ho detto per il digiuno, e cioè che non sono un medico, non sono un dietologo, non sono esperto di digiuno o disidratazione, quindi se vi serve sapere qualcosa, studiate voi la cosa per conto vostro. Io, tra l'altro, come sto per dire, l'ho anche sottovalutata, quindi non è il mio un esempio da seguire. Ancora una volta io riporto solo e soltanto la mia esperienza,
che è valida solo per me, solo per la mia corporatura, solo per le condizioni in cui io sono partito, cioè di scarsa nutrizione. Io ho trovato in internet le informazioni sulla disidratazione. Vi faccio vedere in sovraimpressione un'immagine dove vengono elencati i sintomi della disidratazione. Come vedete, il primo sintomo è che la sete potrebbe risultare non proporzionata alle esigenze durante la dieta, che è la cosa che è successa a me. Poi elenca crampi come sintomi, cosa che io ho avuto solo nel terzo, quarto, quinto giorno e anche poco, poi non ne ho mai avuti. Il prossimo nella lista è la sensazione di debolezza generale, cosa che non ho vissuto in maniera particolare, ma che ho sentito, anche perché appunto c'era la situazione che già ero in una situazione di nutrizione scadente prima di iniziare il digiuno. Poi a seguire il calo del peso, quello l'avete visto seguendo le varie fasi di pesatura. Il seguente sintomo, cioè il calo della diuresi, non l'ho avuto, nel senso che non ho visto cambiamenti, ma ogni tanto le urine un po' più scure sono capitate, e quello mi era successo anche nel precedente digiuno. La secchezza, tipo la salivazione scadente, l'ho provata, e quella è anche visibile in alcuni video dove parte dei problemi di comunicare, di parlare, era proprio anche dovuta al fatto della secchezza in bocca. Non ho notato un particolare infossamento dei bulbi oculari, non so se è successo, non ci ho fatto caso. Per quanto riguarda l'aumento di temperatura corporea, come ho accennato nello spezzone precedente, la seconda parte, ho provato qualcosa, diciamo, che normalmente provo quando ho febbre, ma non l'ho misurata, quindi non posso essere certo che fosse un innalzamento della temperatura, perché non ci ho pensato, non l'ho provata. Per quanto riguarda l'aumento della frequenza cardiaca, è proprio stato quello che mi ha fatto preoccupare, partendo da quel venerdì pomeriggio, sabato, e quindi la domenica mattina, per poi nella domenica pomeriggio informarmi sulla disidratazione e scoprire che era dovuto a quella. Per quanto riguarda la voce che chiama compromissione del sensorio, credo, non so se ho capito bene, che voglia dire che i sensi siano meno efficaci, non ho avuto questa sensazione, non ci ho fatto caso, non credo sia successa, ma se è successa non ho fatto caso. Nessuna mancanza di lacrime, non mi sono servite, quindi non mi sono accorto che mancassero. Io ho una lacrimazione abbondante, perché venendoci male gli occhi lacrimano spesso, quindi per me lacrimare più o meno è piuttosto normale, cioè ci sono dei momenti in cui gli occhi miei lacrimano tanto, e quindi non ho fatto più di tanto attenzione. Per quanto riguarda la questione delle estremità fredde, qui non so dire, perché si è trattato di marzo, un periodo che è ancora abbastanza fresco, e sapete che sono senza riscaldamento, e quindi non ho fatto più di tanto caso se sentissi più freddo di quanto già non sentissi normalmente. Un'altra tabella utile che vi mostro è la sequenza dei sintomi. In base a questa tabella potrei dire di aver perso forse il 6, 7, forse anche l'8% di liquidi. Non sono arrivato ad avere allucinazioni, non mi sembra, ma non avevo presenza di spirito, facevo fatica a ragionare, quindi potrebbe essere intorno a quella cifra. Ipotizzo quindi una perdita di liquidi simile, perché sono arrivato comunque a sentire irregolarità cardiaca, quindi mi fa pensare che fosse quello più o meno il livello. Di certo una cosa l'ho imparata, che con la disidratazione non si scherza, è veloce, è anche furtiva, nel senso che se non si è ben informati non si capisce nemmeno tanto da dove arrivino i sintomi. Si può pensare, come è stato nel mio caso, che arrivassero dal digiuno,
e non dalla mancanza di liquidi, che è poi stata la cosa che mi ha fatto ritardare, diciamo, e non capire fin da subito che c'era in corso disidratazione. Posso dire quindi che questa esperienza è stata un'esperienza ottima per quanto riguarda il periodo in cui girerò in camper, perché mi ha fatto valutare quanto sia importante essere sicuri di avere scorte di acqua, di liquidi. È vero che avendo denaro si può acquistare un liquido facilmente, acqua o qualsiasi bibita, ma è anche vero che se dovesse succedere di non avere disponibilità economica, meglio è avere il più vicino possibile fonti di approvvigionamento di liquidi, tipo acqua, tipo una fontanella, e quindi non è una cosa da sottovalutare. In generale quindi è stata un'esperienza veramente utile e notevole, anche in previsione della vita che vorrei fare. Conclusioni finali quindi: bene, è stata un'esperienza favolosa, piena di informazioni. Una cosa che sicuramente ho imparato è che il prossimo digiuno, e non vedo l'ora di farne, dovrà essere pianificato meglio, e non certo in un periodo dove già lo stato di nutrizione è scadente. Ottima lezione anche quella sulla disidratazione, che mi ha spinto a imparare un sacco di cose nuove che non conoscevo e che mi ha spinto a dare un'importanza diversa al fatto di avere disponibilità di acqua quando sarò in giro in camper. Una conferma da questo digiuno è che appena finito il digiuno la situazione salute è tornata perfettamente normale, e anzi mi sono sentito meglio, come è successo anche la volta precedente. Quindi ottima esperienza in generale, malgrado le cose che mi sono accadute, e non vedo l'ora di arrivare al prossimo digiuno, sperando di farlo più serio e non solo 16 giorni, ecco. Ovviamente da pianificare meglio, come ho appena detto. Bene, anche per questo video è tutto. La terza puntata della serie del digiuno è terminata. Un grazie a tutti per aver seguito questa mia vicenda, e un saluto a tutti. Grazie a tutti per le visualizzazioni, i commenti e tutto quanto fate solitamente. Ciao a tutti. Ovviamente, piuttosto che In effetti poi ho scoperto che poi a seguire il calo del peso, quello l'avete visto, per quanto riguarda l'aumento. In base a questa tabella io potrei forse dire di essere arrivato a una mancanza di liquidi pari al 6-7-8%. Non ho avuto sintomi di allucinazioni, però effettivamente mi sono sentito un po' meno presente di spirito, meno in grado di ragionare lucidamente.